ragazze, video della mia postazione make-up. Finalmente sono riuscita a registrare questo video. Prima di lasciarvi, visto che il video sarà lunghissimo, volevo ricordarvi di iscrivervi al mio canale, se vi va, cliccando qui sopra e seguirmi anche su Facebook e su Twitter. Volete, trovate tutti i miei link sotto nell'info box. Ci tenevo a precisare una cosa. In questo video vedrete tantissimi prodotti, tantissimi pennelli, tantissimi trucchi, tantissimi accessori. Tenevo però a dire che appunto avendo un posto di lavoro e quindi lavorando ho la possibilità di quello che risparmio durante il mese di spenderlo come voglio, e io ci sono dei mesi che appunto preferisco spendere i soldi nei trucchi piuttosto che magari comprarmi un paio di scarpe, piuttosto che una maglietta. Tutto quello che vedrete in questo video è stato acquistato tutto da me. Quindi non vedrete la mega postazione che magari possano avere tantissimi youtuber, perché appunto me la sono creata da sola. Quindi ragazze, la smetto di annoiarvi e vi lascio il video, dato che sarà veramente lunghissimo. Io vi mando un bacione, ciao! Allora ragazzi, iniziamo subito il video. Questa è la mia postazione e organizzazione make-up. Mi scuso ovviamente per tutti i rumori che sentite, ma abitando in centro è inevitabile che non passano pullman, auto, e quindi che non sentiate i rumori. Allora, iniziamo subito e voglio partire da questo mobilettino qua, che ho comprato da Brico, mi sembra, e l'ho scelto di questo color rosa. E allora, sopra ho messo praticamente questa vaschettina che potete trovare da Ikea, fa parte di un set, e ho messo all'interno tutti quanti i miei smalti. Qui sopra troviamo il cubo di Sephora, che era uscito l'anno scorso. Poi qui invece ho un burro per il corpo, che anche questo vi avevo fatto vedere in un video haul. Qui invece ho questa candela molto carina fatta a cupcake ed è molto molto bella, infatti non l'ho ancora aperta, me l'avevano regalata. Io in questo mobiletto tengo, allora, nel primo cassetto varie cianfrusaglie, tra cui la scatola della videocamera, due il caricabatterie e il cavo da collegare al computer. Ma tengo anche quello per tirare via i pelucchi dagli abiti. Qui invece ho dei fogli, dei cataloghi, sempre per quanto riguarda il make up, erbolario, Neve Cosmetics. Qua ho qualche foglio ritagliato del catalogo della Lush. Ci sono tantissime cose carine che voglio appunto provare. Poi nel secondo cassetto invece tengo, allora, questo specchio, ho praticamente acquistato questo cestino dove all'interno ho tutti quanti dei prodotti che fanno parte sempre della cura del viso, quindi campioncini anche. Poi ho questa crema della Olatz, questo gel viso all'aloe vera che utilizzavo in passato, ora non sto più utilizzando, infatti l'ho messo qua dentro. Questa crema detergente delicata della Nivea, che è buona sia come profumo sia come va a idratarmi la pelle, quindi questa qua invece la utilizzo spesso. So che l'Inci non è ottimo, però mi piace tantissimo. Qui ho appunto i cerottini, ancora questi della Nivea per zona T e naso, e qua dentro ho anche quelli per il naso. E ragazze, se non sapete come togliere via i punti neri dal naso, questi cerottini ve li consiglio assolutamente, perché sono veramente ottimi. Poi ho una scorta di salviette struccanti, queste bustine di Oxy, che è una crema schiarente per i peli superflui. Quindi li mettiamo qua dentro lo specchietto. E invece qua ho anche questa crema schiarente per i peli superflui della Licia, ma l'ho acquistata, l'ho utilizzata due bustine e non mi piace, ragazze. Ho una spugnetta di quelle gialle, una scorta. Poi qua invece ho due barattoloni di fanghi per la cellulite, due appunto pellicole per applicare i fanghi, e qua invece ho cianfrusaglie varie, questa bettina a vetro che devo in qualche modo poi utilizzare, questi contenitori, e dentro c'è ancora della sabbietta poca, perché poi l'altra l'ho travasata, dopo vi farò vedere. Ho varie borsettine, questo è del treppiedi, queste borsettine sono dei beauty, ho dei sacchettini, invece ho questi contenitori per l'aereo, insomma, anche qua ce n'è un altro,
E quindi qua ci sono cianfrusaglie. Come potete vedere, io nella mia postazione ho acquistato questo tavolo e l'ho comprato da IKEA. Ho comprato anche lo sgabello. Questa cassettiera Alex, che ormai avrete visto in tutti i video delle postazioni makeup. Però a me non bastava praticamente questa postazione, non volevo aggiungere altri mobili perché, come vedete, non ho spazio a sufficienza. Allora ho voluto ingegnarmi creando appunto questa mensola e l'ho praticamente attaccata al muro e poi ho deciso di sollevarle questi due piedini che sono anche molto carini, danno questo effetto colonna. E niente, quindi su questa mensola ho comprato questo cassettino che è molto comodo, questo l'ho trovato alle Leroy Merlin. E allora qui ho tutti questi pennelli bellissimi rosa e li tengo fermi perché ho messo all'interno, qui vedete come è fatto, ho messo dentro la sabbiolina, quella lilla che vi ho fatto vedere prima nel cassetto. Poi qua ho tutti i miei rossetti MAC. Qua ho degli smaltini pupa, quelli long lasting gel. Qua ho alcuni rossettini misti, quindi Elf. Poi ho quello di Kate Moss, ho Kiko, Catrice, Essence, due di Maybelline, Collistar, Clinique. La maggior parte comunque sono Kiko. Ce n'è uno della Debbie, qua dietro, piccolino. E invece qua nel primo cassetto invece ho tutti quanti i miei lip gloss, che sono quasi tutti tendenti al rosato e al corallo perché io amo tantissimo questo colore. Nel secondo cassettino invece ho due pencil per labbra di Debbie, questo qua bellissimo che vi ho fatto vedere anche in un tutorial di Shaka, che è un gloss. Questo gloss della Rimmel, di questo rosa, è molto molto bello anche questo. E qua ho un gloss di Kiko che però appunto mi si è aperto, ho dovuto metterlo in questo sacchettino. Qui invece è vuoto perché appunto devo ancora rimetterlo. Subito vicino troviamo questo porta orecchini. E qua invece ho tutte le mie collane appese. Poi qui invece ho questa lampada che ho comprato dalle Leroy Merlin. Sul mobiletto invece questo di Alex. Qui dietro abbiamo questo contenitore, questo qui, e anche questo l'ho comprato da IKEA, fa parte di un set anche questo, quindi lo trovate tutti nella zona bagno. E appunto qua dentro ho tutti i campioncini per quanto riguarda profumi e li ho voluto appunto mettere qua. Qua ho questo porta cotoni, dischetti di cotone, che però io ho voluto acquistare questi batuffoli che mi sembravano, sono molto carini perché mi sembravano simili ai marshmallow. Qua invece ho una candela, le classiche, quelle di IKEA. Qua un'altra candela, questa qua è molto carina perché è in stile anche questa shabby chic, e questa profuma di lavanda. Qua invece ho questo cupcake molto molto carino. Qui invece ho questo contenitore di porta rossetti, ho due della Inglot, ho tutti i rossetti NYX, quelli opachi e quelli normali, ho un altro Maybelline Superstay 14 e niente, quindi questo è quello che c'è sul mio mobile Alex. Allora passiamo al primo cassetto e qui dentro sto sistemando tutte le mie palette, quelle grandi, per ora ne ho solo tre, però comunque piano piano mi farò anch'io un cassetto di palette. Poi nel secondo cassetto invece ho messo qua in fondo tutti i prodotti che io non utilizzo più. Qua invece ho tutte le mie matite labbra. Qui invece ho tutte le mie matite occhi, alcune delle matite occhi colorate. Qui ho altre matite occhi colorate. E questa qua nera di Chanel. E ragazze, se le trovate, queste matite so che costano all'incirca 23 euro l'una, però veramente sono qualcosa di straordinario, durano veramente tantissimo, sono waterproof e le consiglio veramente tantissimo.
Tutte queste matite ho deciso di riporle in questi contenitori, che anche questi li ho presi all'IKEA, nel reparto scaffali, e costano veramente pochissimo, mi sembra che costano 1,50 euro l'una, e sono molto comode da utilizzare appunto come divisori. Nel terzo cassetto invece, qua in fondo ho messo tutti gli ombretti in crema che io possiedo, e ho tre Pupa Vamp che amo alla follia, poi ho Stay All Day di Essence e ne ho 4, poi ho questo qui della Deborah, ho questo ombrettino qua di Astra, due ombretti Color Shock di Kiko, però questi sono della vecchia collezione, e qui invece ho questo ombretto di Catrice che è favoloso. Qua invece ho tutti i miei ombretti mono, e ho questa palettina Smokey Eye di Catrice che ho fatto vedere appunto nell'ultimo tutorial. Qua ho questo ombretto fantastico della Pupa Vamp, Meta Glam di Essence, ho questo qui della NYX, ho questi due della Deborah, anche questi erano della collezione Metal, infatti, quest'altro mono di Deborah, Catrice, questi due erano della collezione Africa Chic, questi due di Kiko, ho due ombrettini della MAC, Vanilla e Plumage, poi ho un altro ombretto MAC, Kiko, la maggior parte diciamo che sono Kiko. Poi qua invece ho qualche pigmento, ho questo qua della Kiko che è fantastico, poi ho questo pigmento di MAC che anche questo è favoloso, soprattutto per le ragazze che hanno gli occhi verdi, è veramente un colore strepitoso. Questo pigmento qua di Inglot, questo pigmento blu di Avon, e poi ho questo pigmento bianco perlato della Temp Pro. Qua invece tutto quello che riguarda per le ciglia finte. Comunque qua ho altri pigmenti, questo metto di qua, ho altri pigmenti, ho questi glitter di Essence, questi glitter di Make Up For Ever, ho questi due glitter che ho comprato a pochissimo al mercato, ma non mi piacciono perché si disperdono veramente dappertutto. Ho questo pigmento di Essence, quest'altro pigmento di Essence e quest'altro di Essence. Il quarto cassetto invece tengo praticamente tutti quanti i miei prodotti finiti, infatti vi devo fare poi un video sui prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Poi ho queste due pochettine portapennelli. Nel quinto cassetto invece tengo tutto quello che riguarda per la cura unghie. Passiamo poi al mio tavolo di make up. Qua troviamo questo specchio della Babyliss e qua ci sono io, ciao! E praticamente questo qui è quello che di qua ha la parte più zoomata, diciamo, che vi permette di vedere veramente qualsiasi tipo di difetto, un brufolo, un punto nero, è veramente ottimo. E di qua invece ha appunto la parte più per truccarmi. Ha tre diverse luci, ha la luce quella calda, la luce quella fredda e la luce quella naturale. Però se devo dire la verità, di questo specchio non è la luce che fa, ma appunto lo specchio in sé. Ci spostiamo di qua e troviamo questo porta, questo contenitore, che questo l'ho comprato dai cinesi per pochi euro e appunto ho voluto, devo ancora riempirlo tutto, però comunque qua troviamo la matita per sopracciglia, questa qua della Deborah, che però è troppo marrone e infatti non mi piace sulle mie ciglia.
anche se io ce l'ho tatuate, però come ho detto tante volte, a volte mi piace averle più naturali, appunto le vado a ritoccare con la matita per sopracciglia. Poi qua ho la mia matita invece per le sopracciglia, che è questa qua di limoni, che a vederla sembra grigia, ma vi assicuro che è dello stesso identico colore del mio tatuaggio e delle mie sopracciglia, per cui veramente è ottima. Qui ho la Perversion di Urban Decay, che questa qua è una matita occhi straordinaria. Qua ho il matitone della NYX, quello bianco, la matita occhi di Collister, matita duo di limoni, la mia amatissima Long Lasting di Essence. Qua invece troviamo un pennello di Elf, qua invece ho questo pennellino angolato che mi serve per le liner, qua ho questo pennello di Neve Cosmetics a setole piatte per andare ad applicare le basi in crema. Anche questo lo utilizzo per applicare le basi in crema, di solito questo lo uso per applicare la base in crema di NYX bianca. Qua invece ho il mio fondotinta abituale, che è il Fit Me della Maybelline, della tonalità 115. Qua ho due ombrettini Kiko, uno bianco e uno nero, che appunto mi servono quotidianamente per andare a scurire o schiarire i colori. Qua ho la mia base che sto amando tantissimo in questo periodo, ed è il Paint Pot, questo qua della MAC, il Soft Ocre. Qua ho un brush cleanser che sta terminando, questo qua piccolino che appunto utilizzo quotidianamente. Qua ho il rossetto di Kiko. Qua ho due labello, uno blu e uno questo qua, latte e miele, che ho comprato ultimamente. Qua ho l'Instant Anti-Age correttore che utilizzo tutti i giorni. Qui dietro invece ho un tempera matite e il mio piegaciglia. Qua invece ho il cavalletto dove appunto tengo la videocamera. Qua ho questa tovaglietta in plastica che praticamente aderisce bene su questo tavolo in vetro e serve appunto per non andare a sporcare appunto il vetro, e poi è facile da pulire. Qua ho l'acqua micellare della Venus che mi serve appunto per struccarmi ed è molto molto buona. Qui ho lo struccante bifasico di Douglas e qui dietro ho la nebbia fissante di Neve Cosmetics. Qua invece, ragazze, io ho predisposto i miei pennelli. Ho comprato questi bellissimi vasi, questi qua li ho presi tutti da Ikea e li trovate appunto nella zona piante. E allora qua in fondo ho comprato questo vaso più grande e ho messo appunto all'interno tutti i miei pennelli per il viso. In quest'altro vaso tengo tutti i pennelli, diciamo pennelli correttore, pennelli eyeliner, pennelli illuminante, pennelli per andare a fissare il correttore, un altro pennello per illuminante di Real Techniques. Qua invece troviamo tutti i miei pennelli per occhi, quindi pennelli per ombretto, per sfumatura, pennelli a penna, eccetera eccetera. Questo non c'entra, dovrebbe andare di qua. E qua invece ho comprato quest'altro vaso per differenziarlo dagli altri, in modo tale che qua metto tutti i miei pennelli sporchi da lavare. Poi mi sposto di qua e ho questo contenitore, anche questo comprato all'IKEA, lo trovate sempre nella sezione bagno. E ho voluto appunto mettere qui dei prodotti, quindi ho il brush cleanser, questo latte detergente della Venus, l'acqua termale Avene, questo vaporizzatore che potete trovare dai cinesi e ho messo dentro dell'acqua. Qua ho l'olio d'argan puro che arriva dal Marocco. Qui ho una crema a mani di cera di cupra che è buonissima, infatti sta quasi terminando. Uno scotch per quando appunto faccio i tutorial. Il Fai la Brava di Lush, lo scrub labbra. La crema contorno occhi di Clinique. Qui ho sistemato tutte le mie palettine, quelle piccole. Abbiamo una palette di Elf, quella di Neve Cosmetics, la Intensissimi, quella di Zoeva, dei Blush, la Naked 1, le due Sleek, la Vintage Romance e la Bad Girl. Poi qua troviamo una palettina di Kiko, le mie due palette MUA, quindi questa dei toni del marrone e questa tutta colorata. Qua invece in questi scomparti devo ancora capire bene che cosa devo mettere al suo interno, comunque la sto sistemando bene la mia postazione. Questo si apre e sotto troviamo delle salviette struccanti, due spugnette
che ho già utilizzato e lavato e la scorta di spugnette. Dicevo che il tavolo comunque è fatto appunto con questo rivestimento in vetro, volendo si può anche mettere un'immagine al di sotto del vetro, però io lo preferisco così bianco com'è perché mi piace tantissimo. Qui sopra invece ho voluto mettere quest'altra lampada. Passiamo a quello che c'è dentro il cassettone. Allora, qui ho messo tutti i miei fondotinta, sempre in questi contenitori che ho acquistato da IKEA. Ho messo tutti i miei fondotinta, quindi un altro Fit Me della Maybelline, però questo è tonalità più scura, 220, e lo uso soprattutto in estate. Poi abbiamo quello di Collistar Primer Uniformante, è molto 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 buono. Qua ho due fondotinta di Kiko, che però non utilizzo più. Qua un altro fondotinta di Kiko, quello Sunproof BB Cream per l'estate. Fondotinta della Makeup Forever HD. Qui ho il Photo Ready di Revlon. E qua in fondo ho il Flat Perfection di Neve Cosmetics, che però è tanto chiaro, infatti lo sto utilizzando come cipria. Qua tengo le mie ciprie e i miei illuminanti. Qua ho la Nude Magique BB Cream Powder di L'Oreal, la cipria della Debbie, la cipria della Catrice in polvere. Qui ho la cipria compatta di Essence, questa terra di Kiko che la uso in estate perché ha tanti glitter e la sto quasi finendo. Questo fondotinta che utilizzo soprattutto in estate, inverno la sto utilizzando come cipria. Poi ho l'illuminante Soft and Gentle di MAC, l'illuminante di The Balm, questo illuminante qua della Kiko, questo illuminante qua A Perfect di Deborah, e poi ho queste perle illuminanti della Kiko che ho preso di recente, devo ancora provarle. Qua dietro invece ho tutti i miei correttori, quindi troviamo il correttore della Clinique, il correttore della MAC, il correttore di Benefit, il correttore di Essence, questo correttore Kiko che sta quasi per terminare anche questo, questo correttore Cover Stick di Essence che lo utilizzo sotto arcata sopraccigliare o comunque lo utilizzo per le imperfezioni più evidenti. Questa palettina correttori di Elf che però non mi fa tanto impazzire, anzi non mi piace per niente. Ho questa palettina qua della Catrice che sto utilizzando invece spessissimo perché è veramente ottima come palettina. Di qua invece ho tutti i miei balsami labbra e invece dietro qua tengo tutte le mie terre e i miei bronzer. Questo bronzer della Elf. Poi ho questa terra della Project che devo ancora aprire e provare. Ho questa terra di Maybelline. Questa terra e blush di Project che è già aperta, molto davanti. E poi ho questa terra della Laura Mercier. Qui ho altre due terre che però lì non ci stavano, quindi è questa qua della Essence che ormai ve ne ho già parlato in tantissimi modi. Ho questa mega terra di Pupa. Passiamo di qua invece e qui troviamo tutti i miei liner. Qui dietro invece ho tutte le mie basi per occhi e troviamo i primer come questo della Deborah, Elf, Catrice, poi abbiamo questo qua della Urban Decay, questo della Kiko, un altro della Urban Decay che era insieme alla Naked 1 e poi abbiamo questa base NYX bianca. Di qua invece abbiamo altre basi per occhi però in matitoni, come Long Lasting di Kiko. Troviamo i matitoni NYX, ho un altro bianco di scorta e il NYX questo qua grigio. Ho un matitone di Astra per gli occhi grigio, metallizzato. Qua invece troviamo tutti i blush e anche queste slider powder
che in teoria dovrebbe stare di qua insieme agli illuminanti e io non so perché l'ho messa di là. Comunque abbiamo le perle di Avon, un blush Kiko della, in crema della vecchia edizione, questa palette Kiko col blush illuminante, un blush Clinique, blush di Kiko di quelli mono che sta terminando, di questo rosa Barbie, lo uso soprattutto in estate, il blush della NYX, questo blush lucidalabbra di Kiko della nuova collezione, e la Elf, questo blush di Elf in crema, un altro blush di, in crema di Essence, e questo blush in polvere di Neve Cosmetics. Di qua invece, ultimo scomparto, troviamo tutti i miei mascara. Io sono un amante folle dei mascara, infatti ne ho tantissimi. Ho questo qua di Essence, la Love Extreme. Ho il Pupa Vamp, sia nero che blu elettrico. Ho il Telescopic di L'Oreal. Poi ho Scandalize di Rimmel. Ho quest'altro vecchissimo della Maybelline. Ho questo di Clinique. Ho il Lash Mania di Essence. Ho il decollo del guardafilino. Un altro decollo Sun, questo qua Volume Express. Un altro mascara di Clinique. E poi ho questo qua di Deborah, che però non mi piace tantissimo. Invece di qua ho praticamente il mio manuale di trucco, ho questo quaderno e mi serve per appunto scrivermi tutti i tutorial che devo fare, quelli che ho già fatto, vedete, video da fare, e quindi ho insomma tutto sotto controllo, io mi scrivo tutto quello che devo fare in modo da non dimenticarmi nulla. Qui sotto invece ho acquistato da Brico questo contenitore e anche quello sotto. Allora, parto subito da questo e qua niente, ho alcune mollettine, alcune forcine. Nel primo ho queste mollette per capelli se voglio farli mossi, altre forcine. Dentro quest'altro cassetto ho dei cerchietti. E dentro quest'altro cassetto, nell'ultimo, ho degli elastici, una forbice, un mollettone, delle fasce per capelli, tengo delle veline di carta che mi servono sempre. Qua invece ho un cavalletto che usavo per la macchina fotografica, dei buoni sconto, una tessera per la fotocamera, una chiavetta. In quest'altro contenitore invece, che ho preso questo da IKEA, tengo praticamente dentro tutto quello che mi serve per realizzare i tutorial un po' scenografici.